Battete le mani! Siamo veramente felici questa mattina di inaugurare questa nostra sesta esperienza di importante partnership fra le istituzioni, la generosità della comunità locale e un bellissimo progetto di solidarietà da sostenere appunto qui a Sansepolcro, con l'aiuto importante anche degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Alberghiero. Quindi veramente una collaborazione che porta a un progetto con un valore aggiunto importante. Dopo quelli di Arezzo, Montevarchi, Cortona, Perugia e Firenze, il Temporary Shop della Fondazione Mona Lisa Ollus ha trovato così un suo spazio in via 20 aprile 146 a Sansepolcro. Mi piace pensare che in un momento come questo, che non è facile con 5 negozi a Mosca e 24 dipendenti, non è facile assolutamente, pensare che il nostro territorio vada premiato, perché viviamo in questo territorio e qui bisogna tornare e da qui, se Dio vuole, non ci si muove. Si tratta anche in questo caso di un progetto di vendita di capi del noto marchio aretino, il cui ricavato andrà a sostegno dell'associazione di volontariato Valtiberina Autismo. Noi siamo genitori, ma siamo genitori attivi, quindi vorremmo offrire un corso di formazione a tutte le persone che sono interessate al mondo dell'autismo. E il workshop ABA è una sorta di formazione per tutte le persone che si vogliono avvicinare a questo mondo, proprio per dare quegli strumenti necessari per poter innanzitutto comprendere e capire che quel ragazzo è autistico e poi cercare di intervenire per andare a modificare quelli che sono i comportamenti inadeguati per la società. Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra Fondazione Mona Lisa Ollus, Comune di Sansepolcro ed Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo. Questa iniziativa l'amministrazione ha fatto da tramite. Abbiamo accolto le richieste del signor Iacomoni e delle altre associazioni e siamo fatti da tramite per i proprietari dei locali che hanno concesso gratuitamente questo locale. Certo, la sento anche leggermente emozionato, anche un po' commosso, perché questo punto luce, diciamo, per la notte ha tanti ricordi. Ma assolutamente sì, perché poi c'è anche questo, diciamo, le finalità vanno alla Valtiberina Autismo. Io ho un nipote che appunto soffre di questa patologia e quindi conosco benissimo le problematiche e anche per questo ho la voce un po' particolare. Le ragazze che vedete qua sono ragazze del quinto anno e sono al termine del percorso nostro di studi. È fondamentale capire anche l'importanza del mondo del lavoro, l'organizzazione di eventi come questo a scopo benefico e per avvicinarle. Poi, come avrete sentito, molte di loro sono già indirizzate verso studi universitari, verso altre attività, però ecco, noi gli diamo questa spinta.